Ciao a tutti ragazzi del Kiri, bentornati sul mio canale, bentornati in questo nuovo video. Oggi video diverso, oggi video tag, oggi postazione diversa. Come potete vedere alle mie spalle c'è il fantastico muro verde acido che ho creato la settimana scorsa e è stato il mio ultimo video, che vi lascio qui in alto in descrizione, non mi ricordo se adesso a sinistra. Dopo questo video vi consiglio di andare a vederlo. Anche per darvi uno spunto, un'idea su un colore un po' particolare, un po' azzardato, ma comunque fantastico. Ma oggi video diverso, oggi video tag, oggi rispondo a ben 90 domande, tanto per farmi un po' conoscere. Ma non perdiamo tempo, quindi, e andiamo subito con la prima domanda. Nome: Christian. Soprannome: Cri, oppure il Cri. Quando sei nato? Sono nato il 31 dicembre dell'81. Dove? A Merano, in provincia di Bolzano. Dove vivi? Abito in provincia di Mantova. Cosa ti manca della tua città? Sinceramente della mia città mi mancano solamente gli affetti, perché tutto il resto non mi manca assolutamente niente. Torneresti? No, non penso di tornarci, perlomeno a vivere. Perché? Perché non mi trovo a mio agio. È una città che con una cultura, con un modo di pensare molto 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 arretrato ancora, e non mi piace. Dove vorresti vivere? Allora, la mia meta quando sono andato via dalla mia città è sempre stata Rimini. Purtroppo ho trovato 1000 appartamenti, ma non ho trovato un lavoro, quindi non ho potuto trasferirmi. A mio malincuore, perché Rimini è una città che porto nel cuore, che vado veramente da tantissimi anni, credo da lontano 85, che ci andavo tutti gli anni in ferie con mia mamma, con mia zia, con i miei cugini, con mia sorella. E ora è un po' di anni che ci manco, non vedo l'ora di tornarci, anche perché ho una grandissima amica, la mia amica Miki, che adoro, e devo andare assolutamente il prima possibile a trovarla. Colore degli occhi: occhi marroncini tendenti al verde, soprattutto al sole o quando piango. Colore dei capelli: capelli, quei pochi che sono rimasti, ormai è un castano chiaro, un biondo scuro. Altezza: sono alto 1,84 m. Peso: peso 81 kg. Numero di scarpe: ho un bel piedone, ho un 47. Lingue conosciute: lingue conosciute, beh, ovviamente italiano, poco 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 d'inglese e tedesco, perché avendo la nonna e la mamma tedesca, ovviamente, volendo o non volendo, lo impari. Cosa cambieresti in te? In me forse cambierei il naso, forse, non lo so. Probabilmente il naso, sì, ma non ci ho mai pensato. Cosa non cambieresti in te? Non cambierei, appunto, come ho detto prima, i miei occhi. Profumo preferito? Io sono sempre stato appassionato di Laura Biagiotti con Roma, anche se ultimamente, dico la verità, sto usando 1 Million di Paco Rabanne. Cura personale? Sì, diciamo che mi prendo abbastanza cura di me stesso, faccio abbastanza solarium, anche se non si vede, perché ripeto, io essendo alto attesino sarei bianco latte, quindi grazie alle mie lampade che faccio, altrimenti sarei veramente trasparente quasi. E poi sì, uso delle maschere, uso delle creme, sì, diciamo che ci sto abbastanza dietro, ecco, insomma. Ecco il cassetto che ogni donna vorrebbe avere. Ecco perché non ti mostro 40 anni. Bagno o doccia? Allora, doccia sicuramente per sveltezza, però quando posso mi immergo nella vasca da bagno con tutti i miei profumi, con le mie candele, con i miei bagno schiuma profumatissimi e mi rilasso. Fumi? Sì. Bevi? Sì. Cosa vorresti fare nella vita? Nella vita io ho sempre voluto fare musica, vivere di musica, ho studiato musica, e però purtroppo, ahimè, ancora oggi è un sogno e un hobby. La tua paura più grande? La mia paura più grande l'ho citata anche in un video nel mio canale, che se volete vi lascio anche quello a fine video, è lo Yeti, perché io credo nello Yeti, perché lo Yeti esiste, ovvero l'uomo delle nevi. Citazione preferita? La regola della P: prima pensa, poi parla, poiché parole poco pensate possono portare pentimento. Animale preferito? Animale preferito, io adoro gli animali, amo tutti gli animali, però sono molto propenso al gatto. Personaggio preferito?
I miei personaggi preferiti sono Swanky del cartone animato Aline Pazzeschi e ovviamente i Minion. Sei testardo. Sei permaloso. Oro o argento? Io non sono un amante dell'oro, non sono un amante dei gioielli e quindi prediligo l'argento. Città o campagna? Allora, adesso che vivo in campagna sto veramente da Dio, sono tranquillo, sono più rilassato, c'è la calma. Mentre prima ho vissuto in centro città a Mantova, è stata un'esperienza di 3 anni veramente meravigliosa che rifarei. Mi è dispiaciuto veramente tanto andare via dalla comodità, andare via da tutto, però non rimpiango di essere venuto a vivere in campagna. Il tuo desiderio più grande? Desiderio più grande, allora, se parliamo in questo momento, è quello di cambiare lavoro, perché sinceramente non mi soddisfa abbastanza. Non è quello che vorrei fare, ecco. Fai sport? No. Auto o bicicletta? Auto oppure bicicletta elettrica, perché sono abbastanza sfaticato. Corsa o camminata? Direi una bella camminata, rilassante, a guardare le cose, senza stressarmi. Terrazzo o giardino? Allora, terrazzo o giardino, questo è un grande dibattito, perché il giardino è bello, perché hai l'erba, ci sa di natura, puoi seminare le piante e tutto quanto, però il terrazzo, sinceramente, l'ho avuto un terrazzo grande un paio di case fa e è molto più semplice da gestire, basta un colpo di canna d'acqua, lavi tutto e sei a posto. Invece il giardino devi starci dietro, devi tagliare l'erba, devi concimarla, è un lavoro, però il giardino dà molta più soddisfazione. Fiori o piante? Direi piante, non sono un amante del fiore, ma sono più per le piante verdi. Colore preferito? Preferito, diciamo, nero, seguito dal bianco e tutta la scala di grigi, e l'unico colore che posso tollerare in vita mia è il verde acido. Tutto il resto, secondo me, è out. A cosa non rinunceresti? Credo non rinuncerei mai all'affetto che mi danno i miei animali e alla vita in sé, che sinceramente offre veramente tutto quello che ho. Dormi coperto? Dormo coperto con i piedi fuori dal copripiumone. In che posizione? Così. Allora, io dormo in genere con il braccino destro sotto il cuscino, girato in su, che difatti mi si addormenta sempre, messo così e accovacciato così. Sì, ovviamente non è così rilassante, perché diciamo che ho 7-8 gatti e 4 cani che dormono su, quindi non è sempre semplice dormire. A proposito di cani, guardate chi sta arrivando. Vieni che facciamo la nanna lì. Vieni che facciamo la nanna lì. Eccoci, così, bravo. A che ora vai a letto? Molto tardi, non prima di mezzanotte e mezza, l'una. A che ora ti svegli? Dipende, quando vado al lavoro ho la sveglia alle 6. Quando non devo lavorare, ovviamente, me la prendo con calma e diciamo che mi sveglio intorno alle 9:30, 10. L'ultima cosa che fai prima di addormentarti? Guardo il cellulare, guardo i miei social, guardo il mio canale e poi mi addormento. La prima che fai quando ti svegli? Ovviamente guardare il cellulare, controllare le mie app, controllare i miei social, controllare il mio canale, se si è aggiunto qualche iscritto o meno. Hobby? Beh, ovviamente editare video su YouTube e sicuramente musica. Io adoro la musica, io produco musica commerciale, hip hop con il mio computer a livello amatoriale e mi dà molta soddisfazione. Ti piace cucinare? No, non mi piace molto cucinare, è per quello che mi affido al mio miglior amico Bimbi. Mangi sano? Diciamo che mangio relativamente sano, mangio poche verdure e poca frutta, dovrei mangiarne un po' di più. Però ragazzi, vi devo raccontare una cosa. Io, da cattivo italiano, mangio gli spaghetti tagliuzzati in 1000 pezzettini e a volte anche col cucchiaio. Perché altrimenti mi soffoco. Dolce o salato? Sicuramente dolce, datemi un dolce e faccio tutto quello che volete. Torta preferita? Tante, tante torte preferite. A me piacciono tutti i dolci, partendo dalla Sacher, partendo dalla Foresta Nera, partendo da una che non mi ricordo come si chiama in italiano, ma in tedesco è la Flocken Sahne. È buonissima, buonissima, buonissima. Foto o video?
Preferisco fare il video. Secondo me un video riesce a dare molta più emozione di un'immagine. Ritocchi le tue foto e video? Diciamo che non è che mi ritocco stringendomi il naso, facendo cose. L'unica cosa che ritocco sempre un po' è ovviamente il colore, la luce. E pensate che anche in questo video ho soltanto il fascione di luce da Barbara D'Urso, ma non uso filtri. Ultima figuraccia. Ragazzi, l'ultima figuraccia che ho fatto è stata con il mio nuovo collega di lavoro, il mio nuovo vice responsabile. Parlando su e giù, gli dico: ma tu quanti anni hai, Andrea? E mi dice 28. E io ovviamente capisco 38. E gli dico: ah, come me? Beh, ma dimostri meno di 38 anni. Ne dimostri 35 almeno. E lui mi risponde: no, non hai capito, ne ho 28. E io: ah, ok, scusa. Veramente lì avrei voluto sprofondare veramente nell'etame dalla figura che ho fatto. Cosa più strana capitata? Un'esperienza che ho sempre catturato in un video sul mio canale a Triora, il paese delle streghe. Sono riuscito a catturare con la videocamera notturna a raggi infrarossi una sagoma di una strega di notte. È stata veramente un'emozione molto, molto forte e molto insolita. Shopping online o in negozio? Shopping online tanto, tranne le cose magari da vestire, perché mi piace vedere una cosa indossata, provarla e vedere se mi sta bene oppure meno. Quanto usi il telefono? Il telefono lo uso abbastanza al giorno, sia per giocare, sia per passare il tempo, sia appunto sui social. Estate o inverno? Inverno forever, ragazzi. Io odio l'estate, odio il caldo, odio gli insetti, odio le mosche, le zanzare, non sopporto niente. D'estate sono veramente noioso, insopportabile, che non mi sopporto da solo. Io amo l'inverno perché hai freddo, ti copri e stai bene. D'estate ti puoi cavare anche la pelle che non respiri. Come organizzi la tua giornata? La mia giornata non viene organizzata, diciamo che magari dico oggi devo fare questo, 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 però non mi do dei limiti, non mi do dei tempi. Diciamo che ciò che riesco a fare faccio senza stressarmi. Ciò che non si fa oggi si può fare domani. Cosa fai prima di uscire di casa? Ah, prima di uscire di casa controllo se ho chiuso il frigorifero, se ho chiuso il gas, se ho spento le candele, controllo se tutti gli animali sono in casa. Diciamo che prima di uscire di casa mi serve mezz'ora per controllare tutto. Hai qualche mania? Diciamo che ho la mania dell'ordine e della pulizia, forse. È l'unica cosa che alla quale sono proprio fedele, perché tutto il resto è un po' sfumato nella mia vita. Però io divento una furia se non ho tutto a posto, che non trovo niente, tutto pulito. Diciamo che l'unica mia mania, ecco, da pochi anni, perché sono sincero, io fino a 7-8 anni fa sono stato un disordinato che facevo veramente paura. Oggi invece mi dà fastidio proprio il disordine. Cinema o film a casa? Diciamo che preferisco guardarmi un bel film a casa, seduto sul divano con i miei cioccolatini e un buon drink. Che persona ti reputi? Mi reputo una persona instabile, ovvero non è che sono mentalmente instabile. Magari se oggi mi sono fissato di dipingere, ad esempio, la parete blu, se sono proprio straconvinto, magari in 2 minuti riesco a farla verde, non lo so, perché non valuto sempre molte scelte prima di prendere una decisione. E comunque sono una persona abbastanza sincera, abbastanza leale e buona. Cosa vorresti vedere? Vorrei vedere gli alieni. Vorrei poter avere la certezza che non siamo soli in questo universo. Un'esperienza che vorresti fare? Riuscire a vedere l'aurora boreale. Secondo me è affascinante. Ultimo libro letto? Il segreto della magia e della stregoneria. Ultimo film visto? Casa Ouija. Non mi è piaciuto, sinceramente. Luogo preferito? Io da quando sono andato a visitare Triora, ragazzi, mi è rimasta nel cuore. Triora, secondo me, è un paese, un antico borgo, anzi, veramente meraviglioso, ricco di storia, di magia, di anche di tristezza, perché sono accadute cose veramente tristi. È un luogo veramente magico, dove ho lasciato veramente il cuore e non vedo l'ora che questo cavolo di coronavirus vada fuori dalle scatole e mi faccia tornare a Triora. Prossimo luogo da visitare? Vorrei andare a Triora, ripeto, perché ci ho lasciato il cuore e non vedo l'ora di tornarci, veramente. Luoghi impossibili?
Per me sono due, ovvero i miei due sogni nel cassetto. La Transilvania, che potrebbe anche essere un luogo affattibile perché ci vado in autobus o in treno, e l'altro è l'Alaska, che purtroppo, avendo paura dell'aereo, dove vuoi che vada? La persona che chiami di più. Mia mamma, sicuramente mia mamma. Essendo un gran mammone, chiamo tanto la mamma. Quella che ti chiama di più? Mia sorella mi chiama spesso, quindi è lei. Quella che vorresti sentire di più? Vorrei sentire di più mio papà, che sinceramente lo sento poco. Fai una telefonata. Chiamiamo la mamma. Ciao! Ciao, com'è? Bene, bene, dai, te? Ciao. 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 Ciao, ciao. Ciao. Cara la mia mamma e la mia nonna. Chi vorresti andare a trovare? Ma io vorrei andare a trovare le mie amiche di Rimini. La Miki, sono tantissimi anni che non la vedo. Ci sentiamo telefonicamente, ma non riusciamo a vederci. Da quanto non la vedi? Ma credo, non voglio dire una cavolata, ma 7 anni sicuri. 5-7 anni buoni che non ci vediamo. Cosa farai quando la vedrai? Sicuramente le corro incontro, le do un abbraccio, le do un bacione enorme e secondo me non smettiamo più di parlare da tutto quello che dobbiamo raccontarci. Cosa hai fatto ieri? Allora, in questi giorni mi sono dato alla pittura sfrenetica in casa. Essendo in ferie, dal lavoro principale, mi sono detto è ora che sistemo un po' la casa. Allora ho pitturato... L'altro ieri ho pitturato lo studio, ieri ho pitturato il corridoio e la sala. Dovrò finire, sinceramente. Cosa fai oggi? Oggi vorrei appunto pitturare ancora la camera da letto. Cosa farai domani? Oh, domani è il mio ultimo giorno di ferie. Si rientra al lavoro. Sinceramente non ho voglia. Quindi domani cercherò di godermi l'ultimo giorno di ferie. Magari non facendo nulla. Dando una pulita veloce alla casa e poi... Nulla, relax, magari una bella lampada per entrare al lavoro bello abbronzato per prendere un po' più di colore. Sei social? Sì, sono abbastanza social. Social preferito? Sicuramente YouTube, come Instagram e Facebook. YouTuber preferito? Allora, YouTuber preferiti ce ne sono un paio, diciamo. Sicuramente Katia Brivio con Katie's Life. Sicuramente la pazza scatenata che io adoro, Lily Maraviglia, e Gianmarco Zagato, i Pit, Igo, insomma ce ne sono abbastanza e preferiti, diciamo quello che forse aspetto di più video è Lily Maraviglia. Perché? Perché appunto riesce a creare ogni suo video, anche non facendo nulla, semplicemente parlando. Lei riesce a tirare fuori un carisma, riesce a tirare fuori una grinta, riesce a catturarti e secondo me è per questo che ha tutto il successo che ha, perché è veramente una grandissima YouTuber e io la adoro. E quindi no, vabbè, adoro. Cosa gli consiglieresti? Nulla, anzi siamo noi che dobbiamo prendere spunto da lei, perché lei veramente è una grande. Fai un saluto. Ragazzi, saluto tutti quanti e soprattutto il mio nipotino che ieri ha compiuto 12 anni. Auguri Simo! Cosa fai adesso che hai finito le domande? Nulla, credo di editare il video, caricarlo e andrò a bere un caffè. Benissimo raga, queste 90 domande sono volate, sono finite, ho risposto a tutte 90 le domande, non mi sembra vero. Comunque ragazzi, mi raccomando, se il video vi è piaciuto spolliciate sul like, se non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale, attivate la famosa campanellina per non perdervi alcuna news e alcun nuovo video in uscita. Come sempre è tutto, io vi ringrazio e vi mando bacioni e vi aspetto al mio prossimo video. Ciao!